Energia. Contrabbandiere. Noise. Iniziamo a fare un bel sistema elettrico. Ok, bene. Fantastico. Quanti siete? Ma qua c'è un pezzo di... Non fa niente. Notato cadavere in putrefazione? Yes. Yes. Da un botto fastidio. Ok, allora, chi è la nostra guardia? Ovviamente Zapala. Dai. Not bad. Adoro la combat extended. Cioè, aggiunge di quelle cose fantastiche. Comunque. Potrei vendere. No, no, no. Non lo farei mai. Vero? Non lo farei mai. Anche se questi farmaci non sono male. Queste, via. Assolutamente. Armi non ne vendete. 45. Ah, piuttosto che venderle per nulla, me le tengo. E via. Compriamo i farmaci. Zavala, fai una cosa. Già che ci sei. Raccogli tutti i farmaci e tieniteli. Vediamo un attimo quanto ti occupano. Va benissimo. La cucina è sporca, non so cosa farci. Mi dispiace, davvero. Le cose vanno più o meno bene adesso, a livello organizzativo. Temperatura impostata a 21 gradi, va bene. Tex, cosa combini? Vai a tagliare gli alberi, benissimo. Vai. Fatemi vedere i loro oggetti. Fatto antiproiettile, tactical vest, coltello, RPG, fantastico, fucile ad impulso, Taurus, va bene, fucile da caccia, insomma, sono messi bene. Ok, allora, quindi abbiamo la stanza per la gente, così brutti, i prigionieri. No, non mi veniva in mente come si chiamassero. Allora, io ci mettiamo anche una fantastica doccia. E vediamo. Ci siamo, sostanzialmente. Sì, ci siamo. Allora, c'è qualcuno che si sta occupando qua? No, A chi è che avevano detto di farlo? A Rex. Però Rex è preso a tagliare gli alberi. Oh, mannaggia. A questo punto, vediamo questo. Qualcuno potrebbe trasportare. Grazie. Oh, la stai così male? Sì, molto male. Però passi, sinceramente. Allora, mi fa male vederla muoversi così lentamente. Qua ci mettiamo un tavolo. E qua ci mettiamo due sgabelli. Almeno i prigionieri possono mangiare con un tavolo. E Rimward considera il non aver mangiato su un tavolo come un crimine di guerra, praticamente. Quindi direi che è una buona scelta. E almeno adesso lei si può fare una doccia, sboccare per terra e andare in bagno tranquillamente. E poi l'ambiente tra poco sarà un po' più gradevole. Periodo di crescita direi proprio di no. Non mi pare proprio. Ok, adesso possiamo concentrarci un po' sulla produzione. Tavolo elettrico da sarto. Sì, direi. Direi che possiamo anche rifare sostanzialmente la nostra zona di produzione. Magari qua così. Sì, c'è ancora questo deposito a caso, però per ora va bene così. Poi quando espandiamo bene qua dentro, sì, fatemi già dare l'ordine di scavo. Va abbastanza bene così. Sarà una grande stanza all'inizio, poi inizieremo a specializzare tutte le zone. Bravo, Cook. Vedo che più o meno adesso ci stanno tutti di testa. Ok, ora reinstalla anche questo qua. Cook sta lavorando e non mi dispiacerebbe avere un po' di cibo. E dai, però. Non ci credo. Dai. Ok, quindi
Qua dentro poi ci sarà il deposito e adesso dobbiamo soltanto aspettare che Cook praticamente ci lavori. Una volta spostato qua dentro il deposito, qua faremo tutta la zona di produzione, qua quella di ricerca, bella, infatti ho già tenuto una stanza abbastanza grande, almeno questo è quello che voglio credere. E bene così, però la stufa la mettiamo qua. Prossima cosa su cui ci dobbiamo concentrare è principalmente il cibo. Dovremmo magari pensare di fare già la fornace. Perché no? Magari non con i muri di legno, magari. E magari non vicina alla nostra zona. Ok, di qua ci mettiamo la fornace appena la sblocchiamo e una ventola che ci servirà per ribilanciare le temperature. Guardate che carina che è questa stanza adesso. È minuscola. Perché hanno letteralmente quattro posti dove camminare. Quattro tile. Però ehi. Bene, Rex. Vai così. Produci. Ci servono questi mattoni. Quanti ne produce alla volta? 20. Not bad. A questo punto direi che possiamo fare una zona deposito. Allora, prima di tutto rimuoviamo questa. Poi facciamo una zona deposito qua. La chiamiamo Massi. Indovinate un po' cosa ci mettiamo dentro? Esatto, il cibo. Allora, rottami, pezzi di pietra, pezzi di ardesia. Ecco qua. Con priorità massima aggiungerei anche. Non l'avevo visto, ma Gas ha una tactical vest. Ah, era quella di prima, forse. Ok, Gas, adesso potresti semplicemente andare a lavorare qua. Grazie. Bene. Poi ripari anche questo magari. Se vuoi. Bene. Ecco, qua no, perché poi ci va la fornace. Fornace che dobbiamo mettere ora. Fantastico. Fornace di ardesia, per forza. Ah, per forza di qua la devo mettere. Va bene. Ok. 165 acciaio. Dio mio. Ok. Bravo, gioca. Produzione droghe, fantastico. Produzione penoxicillina. Wow, Zavala sta proprio dando il massimo di sé. Ti stai aumentando le tue capacità. Artigianato? No. Però ci sta provando. Ambiente sgradevole. Beh, vero. Vero. Effettivamente. Sono due armi da lancio, sì, e un'arma melee. Va bene. Allora, Zavala, se ce le hai, vero, le medicine dietro? Bene. Diciamo che questa parte qua non è la migliore per un nostro ingaggio, però va bene, ce la facciamo andare. Gas, vieni qua. Hook, vieni qua. E Rex non può far niente perché sta uscendo di testa. Wow, veloci, veloci. Allora, Gas, ti metti qua. Mentre Cook ti metti. Dove ti metti? Cook ti metterai qua. Ok, allora. Va bene, meglio che ti diano manforte questi due. Ok, allora. Aim shot. Aim shot. Va bene. Wow! Brutale. Via! Indietro, indietreggia, indietreggia! Benissimo. Dov'è l'altro? Vai a vedere se vale la pena rincorrerti.
Vediamo un attimo chi abbiamo qua. Artigianato 6, artigianato 1. Artigianato 6 è... vale la pena. Morto in 3 ore, tu invece? Morto in 2 ore. Che disdegno. Direi che puoi morire. Però tu no. Tu decisamente no. Stabilizzalo. Come nessun letto. Scimmia. No, 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 no. I cazzi. Catturalo immediatamente. Non abbiamo altro spazio, decisamente no. Ok, è già stato stabilizzato, bene. Richiede cure immediate. Va bene. Andata. Benissimo. Rex. Visitatori. Cazzo ci fa Rex lì? Rex ha sboccato. Ha portato un barile di merda e poi ha sboccato. Comprensibile. Così possiamo anche rimuovere questi burn pit. E Gus. Lo sai? È andato a dormire. Sembra giusto. Anche il riso, lasciamolo così. Fuori, tanto. Sì, fa niente, non le faccio le missioni ancora. No, ti prego, non dirmi che sta dormendo nel... Ah, ha dormito nel vomito di Zavala, ma che cazzo. Bravi, fatevi sta sfacchinata così togliamo quella merda dal giro. E va bene. Anzi, già che ci siamo, iniziamo a portare un bel po' di roba. Un po' anche te, va bene. Ok, così tra poco possiamo mettere in funzione la fornace. Questa qua richiede 1000. Meno male che la dobbiamo soltanto accendere ogni tanto. Passiamo a questo. Assolutamente, esci da lì. Esci da lì molto velocemente. Rex, esci da qua. Ok, la temperatura qua sta decisamente salendo. Produzione di penoxicillina, bene. A questo punto... Ci servono tante cose in realtà. Direi che andiamo per i materiali sterili. Temperatura all'interno si sta alzando parecchio. Quindi andiamo subito a spegnere la. Ok. Benissimo. Fantastico. Ok, no, questo è un problema. Non ci avevo pensato. La ventola si distrugge. Shit. E come facciamo? Proviamo un attimo a rimuoverla e fare soltanto un muro. Perché quello potrebbe essere problematico. Anche le porte si danneggiano, ma molto meno. No, non ancora. Ok, gas trasporta. Trasporta acciaio. Ok, accendi questo. Ok, vediamo un po' come va la temperatura qua dentro. Rex rimani qua, ovviamente. Un po' più lontano. Metto il conforto psichico. Dai, su, brucia, brucia. Ok, Rex, va bene. Ok, stai malissimo, va bene, ho capito. Ok, la temperatura scende normalmente, dissipa abbastanza bene. Ok, nessun problema. Fantastico, abbiamo una fornace. Bene. Molto bene. Ok, qua hanno fatto. Quindi blueprint, stanza. Ah no, devo fargli scavare ancora un po'.
Wow. Continuando a tagliarsi. Qualcuno che la vada a prendere. Qualcuno di grosso che la vada a prendere. Ok, magari non l'arrestare. Però picchiala. Così smette magari di farsi del male. Ok. Bene così. Materiali sterili, ottimo. Stiamo andando, che è una meraviglia. Microelettronica. Così sblocchiamo il nuovo banco di ricerca. Molto bene. Quindi abbiamo adesso 3, 4, 5 coloni, ma solo 4 stanze. Ne stiamo per fare altre due. Andiamo un po'. Estrazione, agricoltura, bene. Decisamente la salviamo. Dura. Assolutamente. Appena accorto di aver fatto una boiata. Oh, bene, stiamo costruendo anche il deposito. Adesso ci servirà davvero tanto, tanto legno. Dobbiamo catturare Ash e reclutarla. Perché ci serve qualcuno che si occupi di agricoltura. Che faccia solo quello. No, Cook, ti prego, perché antisocial? Mi servivi. Tu come stai messo? Non dovrebbe essere troppo complesso reclutarli, però non si sa mai. Ora come ora mi farebbe molto comodo Ash. 8 in agricoltura, fantastico. Possiamo iniziare a piantare le piante curative. Abbiamo già della neutrammina anche. A proposito di neutrammina, dov'è il tavolo? Il laboratorio chimico, eccolo qua. Ora, tu vai qua e tu vai qua. Non ci credo, questi hanno i polli, li devo comprare. No, sono due galline. Ci serve un gallo. Dai. Wow, già un bel po' di soldi questi. Legno lo compro tutto. Vediamo cos'altro possiamo comprare. Ma oh, che cazzo, non la compro sta roba. Pantaloni di sheep wool. Sì. Certo, assolutamente. Pantaloni antiproiettili, no grazie. Mi pare il caso. Le erbe mediche le compriamo. Ok, la lana di yak magari no. Carne di capra? Yeah, why not? Ok. Andata. Se magari diamo anche una certa priorità a questa roba. Grazie. Non è che le hanno trasportate davvero, no? Marcisce tra poco. Ok. Una persona. Cos'è che ha? Una stick bomb? Una sticky bomb? No, una stick bomb. Ok, fucile a pompa e arco lungo. Ok, questa non me la spiego, sinceramente. Rex, so che stai per uscire di testa, però tu ti devi muovere. Una stick bomb rischiamo parecchio. Gas. Benissimo, hai colpito qualcuno? Fantastico. Bomb. Morto in 15 ore. Va bene. Zavala, avanza. Wow! Io non voglio fare danni. Quindi a tutti i miei coloni che sono qua, ordino di ritirarsi. Cristo! Ritiratevi decisamente. Wow. Gesù, ragazzi.
Dio mio. Spero che nessuno se la sia presa con noi. Mi dispiace, tu non ce la fai, non sopravvivi. Se non ti posso. Oh, 13 stick bomb. Va bene, allora, direi che per oggi posso terminare qua, dato che sto decisamente sforando, ma mi sto divertendo tantissimo. Spero vi sia piaciuto l'episodio, so che saranno un po' lunghi, ma spero apprezziate. Fatemelo sapere nei commenti se volete episodi un po' più lunghi o un po' più corti. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate effettivamente di questi progressi che stiamo facendo. Stiamo iniziando a vedere anche molti più armamenti e come potete vedere la nostra colonia si sta sia ampliando che migliorando. Quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio ancora per la visione, sono Gold e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!